497 casi da coronavirus registrati nel periodo compreso tra il 6 e il 12 febbraio. Nella settimana precedente erano stati 533. La curva del contagio nella provincia di Barletta-Andria Trani continua a scendere. Resta invariato invece il numero dei decessi, sono 28 anche quelli emersi nei 7 giorni appena trascorsi. In calo anche la maggior parte dei dati cittadini. Il numero più alto di casi attivi resta quello di Barletta. Gli attualmente positivi nella città della disfida sono 425, la scorsa settimana erano 541. Stabile il dato di Andria, passato dai 374 attualmente positivi del 2 febbraio ai 383 del 7 febbraio. Circa 200 sono i casi attivi comunicati il 10 febbraio dal sindaco di Bisceglie Angelo Antonio Angarano, un dato questo in lieve calo rispetto ai 220 del 4 febbraio. Stabili i numeri di Trani, città nella quale gli attualmente positivi all'8 febbraio sono 213, 10 in più rispetto alla comunicazione della settimana precedente. Tutti sotto i 100 casi gli altri centri. 74 sono, secondo il dato riportato dal sindaco Roberto Morra, gli attualmente positivi presenti a Canusa di Puglia. La precedente comunicazione parlava di 100 casi. Stabile il dato di Trinitapoli, centro nel quale i casi attivi sono 61, 6 in meno rispetto al 5 febbraio. Simili i numeri di San Ferdinando e Minervino Murge, città nelle quali i casi attivi sono rispettivamente 47 e 53. I numeri più bassi della provincia di Barletta, Andria Trani, si registrano a Spinazzola e a Margherita di Savoia. Per il centro murgiano l'ultimo dato risale al 5 febbraio e parla di 22 casi attivi. Nella città del Sale gli attualmente positivi al 12 febbraio sono 15.